Ben ritrovati amici di Molino Sport Channel, ben ritrovati al video sul posticipo, sull'anticipo, scusate, Napoli-Atalanta, finito 2-2. Partita molto rocambolesca perché appunto sul finale è stato dato il gol regolare appunto a Ilicic, su un'azione molto rocambolesca, quindi non ero molto contento, addirittura c'è stata una mini rissa, diciamo, tra i giocatori. Che ha dato appunto 8 minuti di recupero. Comunque scusate per la miss, ma mi sono fatto appena la doccia e registro in pigiama, scusate. E farò lo stesso anche per la partita di stasera, che appunto mi devo sbrigare a fare perché già sono iniziate, anzi sono già sbloccato un paio di partite. Comunque, partita molto, molto divertente. Nel primo tempo la gioca solamente il Napoli, gioca appunto all'Atalanta, non facendo respirare, non dando respiro all'Atalanta. Rischia di passare in vantaggio varie volte tramite appunto Kayon, Mertens, Milik, lo stesso Koulibaly, appunto Fabio Ruiz, non riuscendoci però. Però passa in vantaggio grazie a un'azione splendida dal trio Insigne, Kayon, Maximovic che la finalizza con un colpo di testa, però è stato lasciato solo appunto libero di colpire dai difensori bergamaschi, che riescono però a, appunto, l'Atalanta riesce a riacciuffarla a fine primo tempo, anche un po' immeritatamente, tramite il gol di Remo Freuler, che anche per colpa di una paperata, anzi probabilmente solo per quella, di Meret, cioè vabbè, non solo per quella no, di Meret, appunto riacciuffa la partita. Secondo tempo che si apre in maniera molto più propositiva per entrambe le squadre, appunto l'Atalanta cambia atteggiamento in campo e riesce a giocarsela più a viso aperto. Napoli però rischia di passare, di raddoppiare grazie a una traversa su punizione presa da Milik, che però allo stesso tempo riesce a segnare raddoppiando sul 2-0, no, sul 2-1, scusate. Quarto gol in 3 partite per lui, quindi chapeau, chapeau veramente per lui. Spero che non continui così perché avendo Mertens al fantacalcio. Passiamo all'episodio fondamentale della partita. Vabbè, sì. Ilicic c'è, palla in mezzo messa da Mertens. Kier in maniera molto scomposta placca, diciamo, Llorente che è al posto di Milik, però Llorente allo stesso momento allarga un po' il braccio, mi sembra che era quello destro, fosse quello destro, e colpisce in faccia Kier. Il pallone lo prende Gollini, rilancia dopo qualche azione, qualche passaggio, Ilicic riesce a segnare. Vanno al VAR e decretano dopo un paio di minuti, vari minuti perché c'erano Ancelotti in campo, che poi è stato espulso, un altro dirigente del Napoli è stato espulso. Erano entrati tipo in campo a protestare contro l'arbitro, praticamente tutti. Mi immagino che sono praticamente 2 minuti in campo a protestare con l'arbitro e a cammare anche per i propri giocatori. Decidono che il gol è regolare. Secondo me, da arbitro, in primo momento avrei dato rigore. Secondo me pure all'inizio era fallo di Kier. Però, riguardando un paio di volte, appunto, interpretando, cercando di capire perché appunto gli arbitri hanno dato, cioè, non hanno dato fallo e rigore al Napoli. Penso appunto perché tutte e due fanno fallo e quindi danno diciamo, maggiore importanza al difendente, in questo caso l'Atalanta, e quindi appunto hanno dato gol regolare. Non lo so, se ne parlerà. Napoli che viene bloccato di nuovo dopo lo scorso pareggio contro la Spal, si riblocca in casa 2-2, il risultato che ci può stare perché contro l'Atalanta, questa Atalanta è un risultato più che onesto, però per il Napoli no. Comunque ci vediamo più tardi, like, commento, iscrizione, attivare la campanella per non perdere nessun nostro video e a più tardi appunto, ciao!